Classico italiano, nel giardino Bonelli Patanè di Scicli ha ospitato una delle icone cinematografiche più affascinanti e ricercate negli anni 60-70, l'attore Lino Capolicchio, protagonista di un periodo in cui si è assistita a una rivoluzione etica ed estetica senza precedenti in qualsiasi campo. Capolicchio ha presentato il volume D'amore non si muore, pubblicato dal Centro Sperimentale di Cinematografia con Rubettino Editore, un viaggio nella memoria attraverso persone e volti della sua straordinaria carriera, da Sergio Tofano a Giorgio Streller, da Anna Magnani a Vittorio De Sica, sino a Pierpaolo Pasolini, Federico Fellini, Beatles, Carmelo Bene, Fabrizio De André. Tutto questo conversando con lo studioso di cinema Domenico Monetti. Questa fortuna di aver cominciato a scrivere un diario all'età di 18 anni, tutti i giorni, e quindi ho un materiale impressionante nelle mani e quindi l'ho usato. C'erano anche delle cose che non mi ricordavo, però attraverso il mio diario sono riuscito a recuperarle. E quindi un materiale pulsante proprio nelle... proprio che mi aiuta moltissimo anche a guardare un periodo della mia vita molto, molto speciale, molto particolare, come è stato quello della fine degli anni 60, all'inizio degli 70. Cioè ero considerato una sorta di enfant prodige, perché veramente io passavo da Streller a Zeffirelli a De Sica come se niente fosse, cioè dei mostri, e io un ragazzino di 22 anni che mi sembrava invece una cosa assolutamente normale. Oggi mi rendo conto che normale non c'era nulla di normale nella mia vita. Un mio amico mi ha detto: Lino, la tua vita non sono i film che hai fatto, è la tua vita che è un film. Al termine della presentazione al Cineteatro Italia ha proiettato Il giardino dei Finzi Contini con Lino Capolicchio tra i protagonisti. Il film è vincitore dell'Oscar come miglior film straniero nel 1972. Per gentile concessione di Cinecittà Luce, la copia è stata restaurata dalla Cineteca di Bologna.